Benvenuti, siamo nel Museo di Arte Sacra di Monte Monaco, una delle 10 sedi dei Musei Sistini, all'interno dell'ex chiesa di San Biagio, un museo aperto nell'agosto del 2007 e poi riallestito in seguito al terremoto. Tra le opere che trovate nel nostro museo ci sono dipinti, statue lignee e lastre. Il Museo di Arte Sacra di Monte Monaco è sicuramente tra i musei sistini quello più ricco di sculture lignee. Alle mie spalle se ne possono ammirare tre: il San Lorenzo, rappresentato con la graticola, simbolo del suo martirio, proveniente dalla chiesa di San Lorenzo di Vallegrascia, San Sebastiano, proveniente dalla chiesa di Santa Maria di Casalicchio, e il San Bartolomeo, proveniente dalla piccola chiesa di Foce, che purtroppo è stata gravemente danneggiata dal sisma 2016-2017. L'opera appartiene all'inizio del 1500 e si presentava ricoperta da uno strato di ripintura sia sull'incarnato che sul perizoma. La prima fase del restauro è stata quella del consolidamento della pellicola pittorica, che in alcune zone risultava distaccata, come ad esempio sul viso. Durante la fase della pulitura sono emersi numerosi particolari, oltre al viso anche questo particolare che vedete, cioè la peluria sotto l'ascella del San Sebastiano. Successivamente si è proceduto alla fase della stuccatura delle lacune e su queste si è intervenuto pittoricamente mediante la tecnica della selezione cromatica, come potete vedere nella parte destra del viso del San Sebastiano. Un particolare interessante emerso durante le fasi del restauro è stata la scoperta della lingua mobile. Un recente intervento di restauro è stato quello avvenuto su questo dipinto, raffigurante una deposizione, copia da Annibale Carracci, conservato al Louvre, grazie al contributo dell'associazione Arte Pro Arte. Un buon motivo per venire a visitare il Museo di Arte Sacra di Monte Monaco è sicuramente quello di vedere le due lastre scolpite provenienti dalla chiesa di San Lorenzo di Vallegrascia, una chiesa che si trova poco distante dal centro, e sono delle lastre probabilmente antecedenti al 1000 che fanno un tutt'uno con i capitelli istoriati presenti nella cripta stessa della chiesa di San Lorenzo. Le due lastre raffigurano i temi della creazione e della salvezza, e in particolare in una lastra è rappresentata la nascita di Cristo e la morte, una crocifissione peraltro inconsueta, in quanto la croce è una croce ad X.